sono stanco, ragazzi. Quindi quando sono stanco non riesco più a parlare. E poi dovete andare ad iscrivervi anche nel nuovo canale della Rebi. Allora, sentite quest'altro. Qual è la città preferita dai ragni? Ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi, siamo Rebi e Molly e siamo un po' addormentati perché guardate un po' qua che ore sono! Calma, non urlare, sono le 3 di notte ragazzi, è tardissimo e come sempre, visto che questa serie vi piace tantissimo, oggi abbiamo trovato il numero del clown più cattivo di tutti. Esatto, è proprio lui, ragazzi, avete capito bene. Abbiamo trovato il numero di Pennywise. Lo conoscete? Ok, molti di voi sicuramente lo conosceranno meglio come It. Sì, esatto, proprio lui, ragazzi. Abbiamo trovato il suo numero e oggi lo chiameremo, anche se abbiamo un po' di paura, vero Molly? Sì, perché è cattivissimo. Pennywise è veramente un pagliaccio molto cattivo. Esatto. E quindi noi lo chiameremo alle 3 di notte per vedere che cosa combina. Perché dobbiamo chiedergli se è stato lui a lasciare quella pozione del clown in casa nostra. Vi ricordate, ragazzi? È vero, ragazzi, se non avete visto il video andatelo a vedere perché faceva super ridere. Allora, come sempre, prima di chiamare il nostro pagliaccio pazzo, vi ricordiamo che dovete lasciare un bel mi piace a questo video. E se tu sei un nuovo iscritto, anzi no, non devi essere nuovo. Se tu sei nuovo e non sei iscritto, ti devi iscrivere, altrimenti mi stai esplodendo la testa. Esatto! Ragazzi, iscrivetevi tutti al nostro canale. Sono le 3 di notte e Molly non riesce nemmeno più a parlare. Quindi per favore potete iscrivervi al canale se non siete iscritti. Esatto, il cervellino di Molly sta facendo... Io sono stanco, ragazzi. Quindi quando sono stanco non riesco più a parlare. E poi dovete andare ad iscrivervi anche nel nuovo canale della Rebi, mi raccomando. Ragazzi, ho aperto un nuovo canale dove faremo tantissimi giochi insieme. Molly? Molly, tutto bene? Comunque, il nuovo canale si chiama Rebi e andatelo a trovare perché ci divertiremo tantissimo. Non vogliamo andare a dormire. Ok, ragazzi, io direi di chiamare Pennywise prima di addormentarci, perché altrimenti Molly mi lascerà sola al telefono con lui. Sta suonando, ragazzi! Guardate, ragazzi, Pennywise! E lui, e c'è anche la faccina del clown! Ok, aspettiamo che risponda, Rebi, Pronto? Sono i giocolieri che avevo ordinato? Chi mi disturba a quest'ora? Chi parla? È lui, ragazzi! Ciao, Pennywise! Ciao, Penny! Allora, come va? Tutto bene? Siamo noi, Rebi e Molly! Sì, siamo Rebi e Molly, non siamo i tuoi giocolieri, No, siamo Rebi e Molly, ci conosci? Ah, ho capito! Siete voi! Non fate ridere nessuno nei vostri video! Soli clown come me, come Pennywise, fanno ridere le persone! I clown sono i veri comici! Ehi, ma come ti permetti? I nostri video sono bellissimi, non è vero, ragazzi? Ditelo anche voi a questo testone bananone di un clown. Esatto, ragazzi, diteglielo anche voi, è vero, i nostri video sono divertenti. Ma cosa sta dicendo? Sciocchezze, non fate ridere nemmeno un clown ubriaco con le vostre battute. Devo farmi il solletico per ridere. Ma non è vero! Ma allora sentiamo, falla tu una bella battuta così vediamo se farà ridere, va bene? Se no non lo so, raccontaci una barzelletta, faccio uno scherzo, No, sentiamo questa battuta, voglio vedere se fai ridere. Vai, allora proviamo, facci vedere se sei un vero clown. Ok, sfida accettata, tenetevi forte. Perché i gatti hanno i canini, ma i cani non hanno i gattini? Ma ragazzi, ma questa battuta è pessima! Ma è pessima, ma non fa ridere! Cioè, poi dicevi a noi che non sappiamo fare le battute, ma questo è terribile! Ma che battuta è questa? Ma non fa ridere! Come terribile! Era la mia battuta migliore! No! Ma si è offeso! Ok, no, dai, poverino. Facciamolo felice. Facciamo finta di ridere. Ok, facciamo finta di... Sì. Scusa. Ah, ma l'ho capita adesso! Sì, è simpaticissima. Sì. Facciamo finta di ridere. Lo sapevo che vi era piaciuta.
Siete solo lenti a capire le mie battute. Allora, sentite quest'altra. Qual è la città preferita dai ragni? Boh, non lo sappiamo. Qual è? Mosca! Questa faceva proprio ridere. Vi è piaciuta? Sì, faceva proprio ridere, Penny. Come si fa a non ridere a queste battute? Ok, tenetevi forte. Questa è l'ultima di oggi. Che cosa fanno 8 cani in acqua? Un canotto! Ok, questa faceva ridere però. Questa era carina. Un canotto. Questa era carina. Ok, adesso però te ne facciamo una noi, va bene? Allora, vediamo un pochettino. Fammici pensare. Allora, come mai un clown viene licenziato? Perché a mancanza di serietà. Questa era bella. Come osate a prendervi gioco dei clown? Questa battuta non mi è piaciuta proprio per niente. Adesso è troppo. Vengo lì a casa vostra a farvi uno dei miei scherzi e a farvi tanta paura. Ah, ma allora sei stato tu a mettere la pozione in casa nostra, lo sapevamo! Ecco, ti abbiamo scoperto, ma scusaci, come hai fatto ad entrare in casa nostra? E soprattutto, come facevi a sapere dove abitiamo? Ecco, come lo facevi a sapere? Sì, sono stato io! Perché al mondo ci sono pochi pagliacci e voi sareste perfetti per il mio show! Senti, le tue battute non ci fanno ridere, hai capito? Esatto, e soprattutto non ci fai neanche paura perché sei un clown e quindi dovresti fare ridere, dovresti fare perché le tue battute sono un po' così. Ma non fanno ridere. Comunque, devi smettere di fare paura sempre a tutti. Questo lo vedremo. Stanotte, quando meno ve lo aspetterete, verrò a casa vostra a farvi un sacco di scherzi. Va bene, non abbiamo paura di te. Se vieni qua a casa nostra ti tiriamo una bella torta in faccia, hai capito? Ah, sarebbe molto divertente. Ciao persone poco divertenti, a stanotte. È chiuso, ragazzi. No, vabbè. No, hai toccato il naso, porta fortuna, l'abbiamo detto insieme. Comunque sia, ragazzi, Pennywise è proprio fuori di testa. È un pagliaccio che è molto permaloso e fa sempre paura alle persone. Deve imparare che queste cose non vanno bene. Esatto, non si può fare paura alle persone. E soprattutto è un clown, ma le sue battute non fanno ridere. A voi vi ha fatto ridere, ragazzi? Erano un pochettino brutte. Esatto, scriveteci, ragazzi, nei commenti qual è stata la battuta di oggi più bella che vi è piaciuta di più, ok? E facciamo così, se conoscete qualche battuta scrivetela qua sotto nei commentini e la migliore vincerà, esatto, ok? Esatto, ragazzi, così ci facciamo ridere un po' tutti insieme. Comunque sia, da noi è tutto, speriamo che il video vi sia piaciuto, speriamo che Pennywise non venga qua a casa nostra, Rebby. Esatto, e soprattutto, ragazzi, noi ci vediamo presto in un nuovo fantastico video. Ciao!